Seduta mattutina senza Gaston Brugman, in casa Pescara scatta l'allarme in vista dell'esordio playoff di mercoledì sera. Il giocatore, che ieri aveva regolarmente disputato la partitella di allenamento, sul finire della stessa ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite e quest'oggi non si è allenato. Mancano pochi giorni ed è difficile sbilanciarsi, ma non è certo una bella notizia perché, ben che vada, il giocatore non sarà al 100%. Stamani non si è allenato neanche Ugo Campagnaro, mentre le buone notizie arrivano da Alessandro Bruno e Cristiano Del Grosso, regolarmente in gruppo, con il difensore giuliese che ha lavorato a parte solo nell'ultima mezz'ora. Migliora decisamente anche Fiorillo, che ha superato la lombalgia e ha lavorato con il preparatore Aldegani. In vista del match di mercoledì, al momento è possibile ipotizzare la conferma della coppia centrale Scognamiglio-Bettella. Ciofani potrebbe vincere il ballottaggio con Balzano, è in ottime condizioni ed ha anche importante attitudine a disputare queste partite. A sinistra tutto dipenderà dal pieno recupero o meno di Del Grosso. La mediana era fatta, ma lo stop del capitano potrebbe lasciare vacante un posto. Certi Memusciai e Crecco, chi ci sarà in caso di forfè di Brugman? Canute non scende in campo dal 3 febbraio e allora tutto lascia pensare che toccherebbe ad Alessandro Bruno. Per l'attacco il tridente favorito è Marras, Mancuso, Sottil. Il bomber e l'esterno scuola fiorentina sono intoccabili. Marras è favoritissimo, ma Del Sole si sta allenando bene in questi giorni e potrebbe tornare utile a gare in corso. Intanto domani bella iniziativa della Pescara Calcio. In mattinata la squadra disputerà una partitella in famiglia alle 10.30 allo stadio Adriatico Cornacchia. Per l'occasione saranno aperti i settori di Curva Nord e Tribuna Maiella per consentire a quanti più tifosi di assistere all'allenamento. Un modo per far sentire alla squadra il calore della piazza in un momento saliente della stagione, quasi sulla scorta di quanto fece Massimo Oddo prima dei playoff 2015, quando con una trovata molto più eccentrica e ardita portò la squadra ad allenarsi alla Nave di Cascella, risveglio muscolare a 6 ore dalla semifinale di andata col Vicenza. Intanto gli ultimi sviluppi hanno ridato ulteriore forza al calcio giocato. Ieri, a poche ore dalla prima gara di playoff tra Spezia e Cittadella, il collegio di garanzia del CONI prima ha rigettato l'istanza di sospensiva dei playoff presentata dal Palermo e poi ha rigettato il ricorso del Foggia che chiedeva una ulteriore rimodulazione della penalizzazione. Il Foggia ha annunciato che farà ricorso al TAR con l'obiettivo del ripristino del play-out da giocare eventualmente contro la Salernitana. Per il Palermo se ne riparlerà giovedì con l'udienza di merito davanti alla Corte Federale d'Appello, ma oramai la strada dei play-off è stata tracciata e il Pescara proverà a percorrerla fino in fondo.